diciamo che io sono sempre stato un amante non solo del mio sport, ma di tutti gli sport in generale. E sono un ex canottiere e nel canottaggio, diciamo, quando lo si fa ad alti livelli si ci fossilizza soltanto sul movimento standard, no? Di quello che è la tecnica appunto del canottaggio. Quindi ho deciso di approcciare al CrossFit perché ho visto che è un insieme di più discipline sportive ed è stata un po' una sfida, no? Per cercare di imparare dei movimenti che sembravano, che agli occhi miei sembravano impossibili. Ma diciamo che quello che preferisco è il row, ovviamente, il remergometro, perché diciamo che fa parte del mio DNA ormai. Però a me piacciono le sfide e col tempo ho imparato a preferire quello che odiavo di più. Quindi ti posso dire che imparare a fare muscle up alla sbarra gli handstand push-ups è stata una figata. Ho imparato ad amare anche quello. Sono entrato al box e oddio, non ne uscirò vivo, fra una settimana basta, smetterò. Invece vedevo che pian piano imparavo sempre nuove skills e mi è piaciuto talmente tanto che ogni giorno volevo alzare l'asticella del mio limite e provare a capire cosa c'era oltre. Guarda, se dovesse comparirmi una persona che vuole approcciarsi, che vorrebbe approcciare a questo sport, gli direi senza alcun dubbio che è uno sport eccezionale, che al di là dal punto di vista atletico praticamente ti offre una serie di opportunità sociali che è difficile trovare. Io al box ho trovato una famiglia, e questa famiglia che poi dopo mi ha spinto anche a livello atletico a migliorarmi e penso che sia tutto, no? Ormai in un'era digitale dove tutti stanno davanti ai cellulari, stare un'ora almeno al giorno in mezzo ad altre persone dove si parla, si affrontano, a parte che il punto di vista atletico, si affrontano problemi di cui non se ne parla più ormai, se ne scrive soltanto sui social, quindi senza alcun dubbio vi direi questo. Ma la differenza maggiore che ho trovato è che è stata l'apertura mentale. Diciamo che il canottaggio si pone un po' in uno stato di chiusura mentale perché i movimenti sono quelli e purtroppo anche da parte di chi insegna il canottaggio c'è praticamente un po' di chiusura mentale, di andare oltre a quelli che erano i programmi di allenamento di 20 anni fa. Invece quello che ho notato al box, in ogni box a cui mi sono approcciato, è stata un'apertura, ma diciamo che già il CrossFit, no, è sinonimo di apertura, perché sono più sport messi assieme, più discipline messe assieme, quindi chi ha inventato il CrossFit per forza doveva essere una persona con una grandissima apertura mentale. E quindi apertura mentale, la differenza più eclatante. Guarda, ti devo dire la verità, ho trovato tanta gente che mi ha chiesto qualche consiglio e io ben volentieri li do, però ho trovato anche gente che quando mi sono approcciato con loro per dare dei consigli, ho trovato tanta gente che mi ha respinto, no? Che mi hanno detto: "No, ma che vuoi tu? Già ci sono i coach che rompono le scatole, adesso li metti anche tu a dare consigli su come si rema". Come coach, secondo me sono troppo bravo. Sono troppo bravo nel senso che ho paura di ripetere gli errori che sono stati commessi con me quando ero atleta, quindi diciamo che
che dico, appena noto un minimo miglioramento nelle persone, nei ragazzi che seguo, diciamo che gli faccio notare, che glielo faccio notare subito. Diciamo che do molta importanza agli aspetti positivi, ai piccoli miglioramenti, tralasciando gli aspetti negativi. Invece mi sono trovato in passato da atleta ad essere sempre stato richiamato su quello che non sapevo fare, piuttosto che essere detto bravo, sentirmi essere detto bravo su quello che stavo migliorando. E quindi è una cosa che mi ha segnato tanto e assolutamente non voglio ripetere con i ragazzi che seguo. No, diciamo che la mia soddisfazione maggiore è stata quella di diventare quello che sono adesso, perché voi mi vedete così adesso dal video, però io a 10 anni pesavo 96 kg ed ero alto 1,60 m. Quindi la mia soddisfazione maggiore è stata proprio quella di darmi una regola, sai, di darmi delle regole per quanto riguarda l'alimentazione e l'allenamento, che anche ancora adesso mi porto dietro, nonostante abbia finito la mia carriera di atleta a tempo pieno, ancora adesso ho interiorizzato e mi porto dietro. Magari sarò recidivo, però secondo me lo sport è maestro di vita. Lo sport aiuta a crescere, aiuta a socializzare, come ho detto prima, a stare al di fuori di quello che è il cellulare, almeno per un'oretta al giorno. E senza lo sport adesso magari non sarei qui a parlarvi, quindi lo sport aiuta in tutto, aiuta ad organizzare, a dare una base di organizzazione ai ragazzi per quando vanno a scuola, aiuta ad approcciarsi con gli altri, a superare le difficoltà della vita, ti aiuta a formare il carattere, quindi qualsiasi tipo di sport io lo consiglio. Ovviamente saluto Rolando che ha creato questo format bellissimo, e niente, saluto tutte le persone che mi